Allora, questa abbiamo impegnato Sami Aldid, Semi, detto confidenzialmente Semi, che viene da Losanna, Svizzera, giusto? E è venuto qui apposta per noi e ci ha chiesto, anzi ci ha offerto, di non fare un'unica conferenza che sarebbe quella della giornata di domani, un po', non dico la più interessante, ma sicuramente la più importante, perché qui si parla proprio dei motivi e anche dei rimedi che abbiamo alla persecuzione dei cristiani, in particolare da parte di teologia islamica. E date due conferenze, una si è svolta ieri e una si svolge oggi. Quella di ieri è dedicata al problema poco conosciuto, poco dibattuto, infatti non a caso il libro, anzi il trattato di Semi si chiama La congiura del silenzio, cioè concisione maschile e femminile, ovvero congiura del silenzio, e oggi si parlerà, appunto, come tutti sapete, siete intervenuti, dai problemi che ci possono essere e dalle attenzioni che bisogna mettere quando ci si sposa con una persona di religione diversa, in particolare con un musulmano, perché i criteri del diritto musulmano, soprattutto in ambito del diritto di famiglia, sono molto 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 diversi da quelli nostri, quindi un po' di attenzione sicuramente ci dobbiamo mettere, soprattutto quando le persone sono giovani, quindi ovviamente c'è di mezzo l'amore. L'amore spesso acceca e vivendo dalle nostre parti, in Italia, non siamo preparati a delle norme che sono altamente discriminanti e penalizzanti, soprattutto per la donna, per i figli e compagnia. Sami, chiaramente avere tre conferenze una dietro l'altra, le persone scelgono, perché avere tre giorni disponibili o 24 ore su 24 per quanto ci riguarda, perché abbiamo approfittato di questi intervalli per fare un'intervista, ma perché prima che te ne vai non ti faccio un'intervista su altri argomenti, perché altri argomenti sono interessanti. In questo servizio intervista abbiamo parlato del problema delle banche, abbiamo parlato del problema della macellazione rituale, che è stato un business colossale, e anche e soprattutto direi del Corano. Che cosa rappresenta questo Corano? Perché tra le varie cose che fa Semi, la cosa più importante è, scusa, un problema tecnico, appoggerlo se no tremola e poi manovrare sulla ghiera, se lo vuoi, in modo di portarli in avanti, no, su quelle bruccioline che sono di a lato, se no se lo metti in avanti poi ce lo dico, immaginate male. Che volevo dire? E quindi ne abbiamo approfittato proprio della sua presenza. C'è una videoripresa, tra l'altro Sammy ha detto, ma ti vorrei riposare un attimo? Ha detto, sì sì, come no, e infatti dalle 10 di stamattina, 10 puntualissimi, abbiamo cominciato con la videocamerina, ci ha ripreso noi due, io che intervistavo e Sammy che parlava, abbiamo finito circa 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, un intervallo di un quarto d'ora per il pranzo, anziché non ho motivo, ma ho detto, fai te, Sammy, io mi stanco anch'io, ma sicuramente è di più. E ora siamo a ruota, quindi un personaggio effettivamente estremamente attivo. Il resto di questa registrazione, ripeto, quasi 5 ore di registrazione, in modo imprevista, faremo dei così. E penso che sia particolarmente interessante, perché il massimo studioso, uno dei massimi studiosi internazionali del Corano, che lui ha opportunamente tradotto, questo lo devo dire, pochi aspetti, ovviamente non posso riassumere di 5 ore, sennò noi siamo venuti con un altro argomento, quindi ci interessa il giusto, però il Corano purtroppo è il centro da cui viene il tutto. E il Corano, se qualcuno di voi l'ha mai letto, o perlomeno per sentito dire, è messo in maniera confusionaria per motivi poco comprensibili, cioè non ha un inizio, una fine, un cronologico, qualcosa che si spiega, ma è una raccolta di scritti messa in ordine di lunghezza dei capitoli, o in ordine di lunghezza dei versetti, o di lunghezza delle sure, così come si vogliono chiamare, sicché è completamente slegato tra di sé, effettivamente legge un momento in confusione. Io ci ho provato e all'inizio non ci capivo nulla, allora ho smesso attribuendo
attribuendo a me stesso scarsa volontà o scarsa intelligenza. Invece Sammy mi ha detto esattamente la stessa cosa, questo mi ha incoraggiato, allora però lui è andato avanti ed è riuscito a fare un rimaneggiamento dell'Urano mettendolo però in ordine cronologico, in modo di dargli un senso logico e capire quali sono i versetti violenti e separarli da quelli tolleranti, perché ci sono delle enormi contraddizioni tra di loro. Ha fatto un lavoro che ha avuto un successo internazionale incredibile, soprattutto nel mondo arabo, che finalmente si rendono conto. Poi sarà vostra scienza, coscienza, capacità di ragionare, di aderire o meno, o di comprendere o meno, e di capire soprattutto da dove viene questi disastri a cui tutti stiamo assistendo, queste morti, queste distruzioni che, di cui prime vittime sono i musulmani stessi. E non solo, ma ha tradotto in altre lingue, un unico traduttore per più lingue, inglese, francese e italiano. Basta, do la parola a Semi per l'argomento della domanda di oggi e quindi non posso aggiungere. Puoi darmi un po' d'acqua, caro mio? Ho messo una bottiglia che qualcuno aveva spostato sicuramente. Ma l'interno, l'ha spostata te. Allora non è qui, non è qui. Sei tu che l'ha spostato, sai. Non accusare gli altri, raccomando. È la prima volta. Va bene, sia l'ultima. E prima di tutto grazie al padre Lorenzo di avermi ospitato, spero che ero leggero come un plume di uccello, e grazie per Timone di avermi invitato, per Giulio di avermi sopportato a tutte le 5 ore di questa mattina. Allora ho scelto, ho fatto tante scelte per lui, ho detto scegli uno di questi soggetti, ce ne sono tantissimi, mi ha scelto per ieri circoncisione perché è medico, e oggi il matrimonio perché nessuno se ne scappa a parte i preti, va bene, insomma. Allora, volevo raccontarvi prima una storia di famiglia. Per capire, siamo cristiani, va bene, ma il matrimonio rimane un matrimonio, ci sono problemi essenziali dappertutto e poi che vengono aggiungere quello della religione. La mia mamma, racconto il problema di famiglia, non so il padre Lorenzo se lo sa, che lui era andato nella mia famiglia e conosce il mio fratello che è prete. Allora, la mia mamma aveva 16 anni quando si è sposata. Il mio papà aveva 14 anni, sono cugini, e il mio papà era orfano, di padre e di madre. Allora il nonno si è detto, questo poveraccio ragazzo ha bisogno di una moglie forte che le sostiene. Allora ha deciso che sarà la mia mamma, Rebecca, mio papà si chiamava, e la mia mamma si chiama Rebecca, ha detto che sarà Rebecca a sposare il suo cugino Howard. Ma la mamma non lo voleva, la Rebecca non lo voleva, ma il nonno ha deciso che no, prenderai Howard o niente. Aveva già uno in vista, ma gli aveva detto niente da fare, prendi Howard perché abbiamo bisogno di uno che sostiene questo povero orfano, il nonno. Bene. Sono andate alle chiese, perché si celebra il matrimonio alla chiesa, 16 anni. Cristiano, allora, è reale la storia, in realtà. Allora il prete chiede alla mia mamma, Rebecca, accetti di prendere Howard come sposo? E la mamma non risponde. Il prete si è detto forse che non ha ascoltato, ripeto, ripeta, e la mamma non risponde. Poi c'è stato uno di dietro, la mamma, questa volta dirai di sì, eh? Allora il prete ripete la terza volta e Rebecca, prendi il padre e Howard come marito, scusa, siamo venuti a fare che cosa qui? Dai la benedizione e tacciati! Ha detto così al prete. Immagini
figlia ha 16 anni, tacciati, dai la benedizione. Tacci. Stai zitto. Risponde davanti a tutta la comunità cristiana. Capisci? Una signora di 16 anni si mette a rispondere così al prete davanti a lui. Ma capita che la mia mamma, mentre che il prete predica, non gli piace. Padre, sì, tu ti sei sbagliato. E cosa è capitato? Piena messa. Ferma il prete per dirgli perché si è sbagliato. Deve sapere che la mamma non sa né leggere né scrivere, completamente analfabeta. Quello che ha nella testa, ha nella testa, niente da fare. Allora il mio papà, all'età di 80 anni, ci invitava tutti attorno così a mangiare. Ma sapete che la vostra mamma non ha ancora detto di sì. Non siamo sposati, per dire. E se mi chiedete se amo la vostra mamma, mentirei se vi dico di sì. Non lo amo. Ma se faccio il giro del mondo 10 volte, non troverò una moglie meglio che lei. Saggezza. Un contadino. Un giorno sono andato al villaggio, seconda storia, il prete del parrocchio del villaggio è venuto a salutarmi, poi mi chiede, perché siamo cattolici, non abbiamo divorzio da noi, cattolici orientali, cattolici, ma non c'è il divorzio. Allora il prete mi dice, è vero che in Svizzera si divorza? È che a voi sì che si divorza. E perché così spiego, vabbè, se non si mettono d'accordo, cosa vuoi fare? Divorziano meglio che di stare insieme. E la mamma che stava vicino, ascoltava, mi batte, quindi, cosa hai detto? Mamma, gli ho detto che si divorza, che se non comprendono l'uno l'altro, meglio che si separino. Ripeti? Ho ripetuto. No, non c'è divorzio. Ma mamma, non si amano. Amano? Cosa è amano? No, devono rimanere insieme. Ma non amano l'uno l'altro. Chi se ne frega? Devono rimanere fino alla morte. Insieme. Ma mamma, ma scusi figlio mio, tu ti rendi conto? Se tu permetti il divorzio nel villaggio, la metà delle famiglie divorziano. E chi sarà responsabile dei bambini? Distruggi le famiglie, tu ti immagini? Tu ti dici sei dottore e racconti delle storie così nel nostro villaggio? Sei pazzo? Mi dice così, la mia mamma, sono dottore in diritto, e la mia mamma, che è analfabeta, mi predica. Immagini la mia, e mi dice, che cosa è amore? Non ha senso! Distruggi le famiglie, devono rimanere fino alla morte insieme. L'ha accettato, finito. E cioè, ero consigliere giuridico all'Istituto Svizzero di Diritto Comparato, poi c'è stava gente che veniva sempre. Ero consigliere anche in materia di matrimonio. E poi allora c'è due cose. C'è gente che veniva demandare consiglio e mi dicono, io amo questo ragazzo. E ho detto, chi se ne frega? Chi se ne frega? Mica si sposa perché lo ami, non è una ragione per sposarsi, l'amore non è una ragione. Ma come? Ho detto, ma scusi, io ho 5 tartarughe nel giardino mio, le amo tantissimo, mica vado a sposarmi con una tartaruga. L'amore se stesso non è una ragione di sposare. Ma che cosa? Devi vedere se vuoi vivere con questa persona. Devi vedere se puoi vivere. Se c'è l'amore, va bene, tanto meglio. Ma l'amore solo non è una ragione per sposarsi. Poi amare il Cristo non è per niente, amate tutto il mondo. È lì il senso. E non è una ragione di sposarsi solo per amore. Si deve vedere se può vivere con questa persona. Se le condizioni
totale, tutte le condizioni sono riunite. Se si mette solo a amare, no, perché amore è prima, come si dice, l'amore è cieco, è il matrimonio che gli apre gli occhi. Capisci? Allora devi riflettere che non basare il matrimonio sulla base, se sull'amore, ma almeno solo sull'amore. È un percentuale l'amore, 1% direi. Il 99% sono condizioni materiali, intellettuali o altro. Allora, meglio prendere una povera o un povero che ha la testa che una pazza e ricca. Un pazzo è ricco, siete tutti d'accordo? Che un pazzo o una pazza non andrai mai a vivere con lei, avrai problemi, no? Perciò si deve. Allora, io stato dunque all'Istituto Svizzero di Diritto Comparato 29 anni come impiegato federale, l'unico esperto di diritto musulmano sul piano svizzero, per quella confederazione. Allora la gente mi telefonava, io voglio sposare con tale, cosa pensi così? Allora ponevano domande, poi io notavo le questioni, alla fine sono rimasto, le domande si ripetono, sono quasi simili. Allora io ho riunito, ne ho fatto un libretto che si chiama Matrimonio Misto, che è uscito adesso in 4 lingue e che metto a disposizione della gente, dico riflettete a questo. Allora, si dice in medicina sicuramente meglio un euro di prevenzione che una tonnellata di medicina. Un euro di prevenzione vale più che una tonnellata di medicina. E vi do un esempio chiaro. Adesso oggi che sono in pensione continuo a lavorare come consigliere giuridico. C'è stata una persona che è venuta a domandarmi un parere giuridico. E scrivo parere giuridico che sarà utilizzato durante il tribunale come esperto di diritto arabo musulmano. Per quello parere giuridico io ho chiesto 10.000 euro. Per questo parere giuridico io ho chiesto 10.000 euro. Se quella persona era venuta da me, o se aveva letto il mio libro che mi costa non so 10 euro, non avrei mai avuto questo problema. Avrebbe risparmiato tutto il denaro. E non ha ancora finito quello che ha pagato per me 10.000. C'è il tribunale, c'è tutti i problemi, anni, e non ha ancora finito. Se lui avesse avuto il tempo e l'idea di venire consultarmi prima del matrimonio, per 5 minuti l'avrebbe costato 2 franchi, o 3 franchi, o 3 euro, 4, o 4 euro, il libretto 10 euro, non so quanto. Ma insomma avrebbe risparmiato un sacco di denaro. Quando tu ti metti nel guai non sei attento, perché il diritto, se tu non rispetti le regole, poi non sopporti le conseguenze terribili, terribili. Perciò io abbiamo fatto questo libro che vendiamo per qualche euro. E anche è messo gratuitamente alla vostra disposizione, si può andare su internet, scaricarlo, è stato scaricato da tanta gente, perché per evitare i problemi. Io avrei posto dire, no, non lo pubblico, così avrò sempre gente che ci sia più problemi, così, o più pareri giuridici, o più donari, ma non sarebbe giusto nemmeno, perché la gente può avere anche bisogno di questo. Allora, prima cosa, quando tu ti metti d'accordo con uno, devi sapere di che si tratta, che cosa vuoi fare con quella, perché devi conoscerti te stesso, cosa vuoi, cosa l'altro vuole, quali sono le condizioni di quello lì, quali sono le tue condizioni, e specialmente metterlo per iscritto. L'accordo vostro deve essere messo per iscritto. E i romani dicono scritta male, verba volant. Allora le parole volano e lo scritto rimane.
Allora mi dicono, ma come vuoi fare che io sono fidanzato con qualcuno, mettiamo a mettere tutto d'accordo e di scritto. Lui comincerà a dubitare del mio amore a lui. Come le dirò, ecco le mie condizioni, mette tutte le condizioni. Dico, ma no, non c'è problema. Anche nel diritto musulmano, il Corano se stesso dice che se mai fai un debito, mettilo per iscritto. Perché se mai c'è un problema, almeno sai a che cosa tu ti riferisci. Capisci? Dunque, do un argomento perché l'altra parte musulmana non ha a rispettare, a dire perché esigi un documento scritto. Dico, no, ma scusi, anche il tuo libro sacro esige che io lo metto per iscritto. Allora, noi abbiamo fatto un tipo di contratto, con tutti gli elementi problematici. Abbiamo detto, ecco quelli i problemi, e vi diamo le domande, siete liberi di mettere quello che volete dentro. Allora, il nostro consiglio è così, la signora prende il questionario, riempisce da sola, poi il signore prende questo questionario e riempisce da solo e poi vanno insieme, si sentono, cosa hai risposto a questo, io cosa risposto, corrisponde o non corrisponde, e se non corrisponde mi dice cosa faccio, sa cara mia, non è l'ultimo treno, non c'è problema, lascia perdere, vai a cercare un altro marito, un'altra sposa, è meglio arrabbiarsi all'inizio che poi lamentarsi dopo, capisci? Meglio essere, meglio rimanere amici che e poi avrete problemi. E dice, ma non c'è possibilità di concessione, faccia, non discutere, io sono come la mia mamma, chiaro, non discutere, tu vuoi questo, io questo, no. Va bene, mi arrangio, non credere a quello che dici. Né lei né lui, quella è la sua prima parola, è la più valida, la seconda sarà per arrangiarsi, ma un giorno non l'accetterà, era obbligato di farlo. Dunque, prendi esattamente, se ci sono differenze veramente, c'è poche cose, va bene, piccole, va bene, ma se elementi importanti del contratto non vi conviene, non corrispondono, devi dire scusa, ti voglio bene, ti auguro tutto il bene del mondo, ma non siamo fatti l'uno per l'altro. Non vogliamo fallire un matrimonio. Non vogliamo far fallire il matrimonio. Specialmente, va bene, ogni matrimonio è problematico. Qualsiasi sia la religione delle persone e la nazionalità. Ma quando c'è l'Islam, c'è un problema di più, perché diventa tra comunità. Uno comincia a dire, tutti gli europei così, tutte le europee così, tutti i musulmani così, comincia odio tra l'uno e l'altro. Io dico, no, evitiamo questo, essere chiaro, e anche francese dice, i buoni conti fanno i buoni amici, meglio essere chiaro alle leggi. Dunque, allora, quali sono i problemi ai quali uno deve essere attento? Allora, prima di tutto dunque, io vi spiego cosa è la tavola delle materie del libretto, gli elementi, poi vedremo il contratto, tipo contratto che ho fatto, che faccio segnare, ma che possono cambiare. Noi non imponiamo un contratto, io me ne frego se loro fermano o no, e io gli do il dovere di verità al loro riguardo. E gli dico, ecco, elementi importanti che poi a voi a decidere. E io normalmente non so qual è il risultato del loro, mio consiglio. Loro vengono a darmi consiglio, poi partono. E talvolta capita che loro non hanno seguito totalmente il mio consiglio altro e poi finiscono per un divorzio e ritornano da me per dirmi, adesso vogliamo il tuo consiglio come fare per uscire dal matrimonio. Sì, ma perché non sei stati attenti dall'inizio? Vabbè, insomma, è così. Beh, ma almeno uno deve essere attento all'inizio. Allora,
prima cosa che si deve rendersi conto che tra musulmani e non musulmani la religione dai musulmani conta molto. Buongiorno, si accomoda. Allora, prima dunque si deve capire che quando uno si sposa tra musulmano e non musulmano, devo dire qualcosa forse qui, questo libretto è stato anche comandato da musulmani che vogliono sposare musulmani, tra di loro. Perché una signora mi dice voglio il tuo consiglio, ho detto io sono consigliere per matrimonio misto tra cristiani e musulmani. Dice, no, io voglio anche il tuo consiglio per me. E perché? Dice perché io rischio di avere il problema, quello lì, suo papà è fanatico. E ho paura che lui diventa fanatico come suo papà. Devo spiegarmi quali precauzioni devo prendere. Allora vengono lì, comandano il libro, anche i musulmani tra di loro, perché c'è già differenza tra i musulmani, ci sono liberali e non liberali. C'è gente che dà più importanza alla religione, altri che danno meno importanza alla religione. Allora devi capire esattamente attraverso questo questionario qual è la tendenza della persona. Dunque i musulmani accordano una grande importanza alla religione. Allora, uno dice, ma quello lì è liberale, non fa la preghiera, non fa il digiuno, non fa questo, anche beve il vino e mangia il porco. Cosa vuoi di più? Ma stai attento, stai attento. Il cambiamento, col cambiamento può la persona liberale diventa fanatico. Anche se è liberale, non fidarti. E un musulmano liberale, anche ateo, è più religioso che il Papa di Roma. È molto più religioso, perché dai musulmani la religione viene dall'infanzia, una seconda natura da lui, anche se lui è ateo, rimane una tendenza. Al primo incontro puoi sembrarti che una persona liberale, ma appena vai ai problemi e vedi, oh là là, quello lì, se tu tocchi questo puntino lì, diventa fanatico, fai molto fanatico. Dunque, fai attenzione, forse che elementi di cui non hai mai parlato, ma un giorno o l'altro usciranno e tu ti troverai davanti a persone fanatiche che non pensavano che erano così. Dunque, tener conto del fatto che questo è un musulmano e quella lì è una cristiana, e ognuno che ci crede, che hanno credenze differenti, è elemento. Allora, uno dei problemi delle differenze tra questo è la questione della libertà religiosa. Allora, libertà religiosa, cosa c'è come problema di libertà religiosa? Da noi cristiani abbiamo accettato l'idea che ognuno è libero di praticare e di non praticare la religione, anche di uscire, di entrare, di diventare musulmano o altro. Dai musulmani non è il caso. L'Islam è una prigione dove si entra e non si esce. Lì il problema, devi sapere che se entri nell'Islam, entri per sempre. E se esci, esci senza la testa. È proprio così, perché la norma sull'apostasia. Chiunque cambia di religione, dice Maometto, uccidetelo. Più chiaro che questo non è possibile. Dunque, non si scherza, è Maometto che l'ha detto. Ma forse era così anche nel Medioevo. Gli eretici o altri che cambiavano religione tra i cristiani, non era facile accettare l'idea della libertà religiosa. Ognuno è libero. Nella Costituzione svizzera, 1874, è scritto a partire dell'età di 16 anni, ogni persona ha il diritto di cambiare di religione.
la Costituzione svizzera, ma mai i paesi arabi accetteranno tali idee, mai, 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 mai. E no, immaginate, la Liga Araba ha adottato un progetto di unificato di codice penale. La Liga Araba sul loro sito è scritto: ogni musulmano che lascia la religione musulmana deve essere uccisa. La Liga Araba, dunque non è il Taliban, e tutti i ministri arabi della giustizia hanno approvato questo. Anche di quei paesi dove non c'è questa norma, perché è il loro ideale, perché Maometto l'ha detto, finito. Dunque c'è un problema lì, dunque quando rifletti devi sapere che per il musulmano la religione è importantissima, che chi entra non esce, e che se esce, esce senza la testa. E dunque puoi entrare, non puoi uscire, ma il problema non è solo loro. Allora, per il musulmano, se ha figli, i figli sono obbligatoriamente musulmani. Lì il problema. Allora, se un musulmano si sposa con una cristiana, il ragazzo o ragazza deve essere musulmano, che abbia scelto la religione o no, e quello lì non può uscire nemmeno. Dunque nemmeno ha scelto l'entrata, ma non può nemmeno uscirne. Tu, se hai scelto l'Islam, entrato e uscito, va bene, possiamo almeno. Allora, perché dicono non vogliamo che uno gioca con la religione? Ma un ragazzo che lui non ha mai scelto, è nato da un padre musulmano, è obbligato di essere musulmano, e perché? Ho detto, il cristianesimo permette a un ragazzo o a una ragazza di lasciare la religione, ma mai nell'Islam non la... Allora, infatti quello che capita è che una cristiana che sposa un ragazzo o un musulmano, lui esigerà sempre che i suoi bambini siano musulmani. Non può mai accettare il contrario, mai. E anche se lui l'accetterebbe, la sua famiglia non accetterà mai. La sua famiglia a lui non accetterà mai. E noi, da noi cristiani, il segno dell'entrata della religione è il battesimo. Ma dai musulmani è la circoncisione, si taglia. Allora, se uno ha rifiutato di circoncidere il bambino per fare piacere alla moglie, una volta che va in vacanza i parenti prendono il bambino, le tagliano anche senza l'accordo della famiglia, anche senza l'accordo della famiglia lo tagliano, non c'è concessione possibile, capito? Dover mettere il segno della religione sul suo corpo. Dunque uno deve rendersi conto di questo. E si deve sapere che nell'Islam il matrimonio ha limiti. Allora vi spiego quale limite. Un musulmano si permette di avere una cristiana come sposa, o un'ebrea come sposa, ma non permette mai alla sua sorella di sposare un cristiano. Prendiamo o non diamo? Sapete perché gli arabi scrivono da destra a sinistra? Così. Io prendo tutto. Capisci? Lui non dà mai. Se la sua sorella prenderebbe un cristiano, lui lo ucciderebbe. Lo ucciderebbe. Ma lui dice: io ho il diritto di prendere una cristiana. Io ho avuto un cugino in Palestina che ha amato una musulmana. Un giorno che è entrata a casa, i giovani del villaggio l'hanno preso, le hanno messo la corda nel collo e è morto, cugino mio. E quando sono andato dal sheikh di Gerusalemme, col mio fratello, per lamentarmi, dice:
non ha il diritto di avvicinarsi delle nostre figlie. Dico, ma scusi, Yasser Arafat ha sposato una cristiana, andiamo a ucciderlo? Ha detto, abbiamo il diritto di prendere le cristiane, ma voi cristiani non avete il diritto di prendere le nostre ragazze. Ha detto, vuol dire che cosa? Siete più importanti che noi? Avete il diritto che noi non abbiamo? Noi vogliamo una soluzione. Questo non è giusto, è discriminazione. Mi risponde, se non ti piace, lascia il paese. Detto, porca miseria, l'ebreo mi dice lascia il paese, il musulmano mi dice lascia il paese, dove che vado? Nella luna? Il mio fratello sotto la tavola mi dice, vedi, taccia, mi fa, prego, taccia, per favore, taccia, lascia perdere, niente da fare con loro. E il più grande sceicco di Gerusalemme che mi dice questo, se io avessi il potere lo strangolerei, perché trovo che non è giusto che lui si prende per qualcuno, ha il diritto di prendere le mogli delle ragazze delle altre, ma le altre non hanno il diritto, anche per l'amore non hanno il diritto, ma è così il loro mentalità. Allora è quello che capiterà, che un musulmano sposerà una cristiana, avrà un figlio che potrà sposare una cristiana, ma se ha una figlia non gli permetterà mai di sposare un cristiano. La sua figlia, lui, non potrà mai sposare un cristiano. Allora non avrà la libertà di matrimonio. Allora che il suo figlio avrà... Allora io quello che esito, che nel contratto di matrimonio sia scritto, se mai avremo bambini, avranno il diritto di libertà di religione, cambiano di religione all'età di 16 anni, e di non farsi circoncidere prima del 18 anni. 18 anni sono liberi di farsi circoncidere, ma prima no. E se una, abbiamo figlie che possono, che loro abbiano, figlio, figlia, abbiano il diritto di lasciare la religione all'età di 16 anni. E che la religione non sia imposta né dell'uno né dell'altro, che ci sia doppia educazione e che sono i bambini a scegliere la loro religione quando saranno a 16 anni. Dunque, una delle condizioni, non vorrei dire no, i cattolici impongono il cattolicismo, l'Islam, no, facciamo la concessione unica che io accetto, che lasciamo la libertà ai bambini scegliere all'età di 16 anni. Conformemente al diritto svizzero, 16 anni, se uno vuole diventare musulmano, faccia l'anima sua, se vuole diventare cristiano, affare suo, ma il papà e la mamma non hanno affare, se una ragazza vuole sposare con cristiano, affare suo, non è al padre a dire di sì o di no. Allora, capita che un cristiano trova una musulmana bella, allora come fa per sposarla? Deve diventare musulmano lui. La ragazza, se un musulmano trova una cristiana, lui vorrebbe che la sua moglie diventa cristiana. Lo vorrebbe, non può obbligarla, dipende, forse può esercitare tanti sforzi per obbligarla, ma vi dire come si fa? Si fa per obbligarla a diventare musulmana, ce ne sono casi. Allora, ma se lui, se un cristiano trova una ragazza musulmana, esigono di lui che lui diventa musulmano. Mi ricordo, sono andato in Marocco per comprare libri, ho visto da un giurista, aveva due belle figlie. Una delle ragazze mi è piaciuto. Ho detto alla mamma, la tua figlia è bella, è buona, mi piacerebbe prenderla. Mi dice, diventi musulmano? Gli ho detto, anche se mi dai una montagna di oro non divento musulmano. E dice, perché? Gli ho detto, ma scusi, prendi un musulmano con un ladro, può sposare la tua figlia? E dice, sì.
e io che sono buono, non mi permette, no, perché la nostra religione non permette questo. Ma se è una ragazza e hai un ragazzo, sì, quello lì sì, prendiamo o non diamo. Allora che decidi? Gli dico, lascia perdere, mantieni la tua ragazza, ne fai una insalata se vuoi. Uno deve essere fermo all'inizio. Allora mi capita che paesi di miseria come il Marocco o altro, una ragazza vuole a ogni costo lasciare il paese. Allora dice, trova un bel cristiano, svizzero, penso, gli dice, io voglio sposarmi, ma diventi musulmano? Dice, io no, povera ragazza, vuole uscire dal paese. Dice, va bene, e le fa un contratto con quale va bene, puoi rimanere cristiano, tutte le condizioni che vieni. Gli è capitato un caso con me, una marocchina si è sposata con un cristiano, è in Svizzera. Il padre del marito non era d'accordo perché conosceva i problemi, ma la ragazza ha detto no, darò la libertà a tutti, accetterò anche che il mio figlio sia battezzato. Strano, mi ha detto così, ha firmato questo che accetto che anche i miei figli siano battezzati. Il giorno che ha avuto un figlio la signora ha voluto che il ragazzo sia circonciso e ha rifiutato che sia battezzato. Evidentemente lei ha rotto il contratto e lui non lo voleva, la famiglia non voleva, si sono separati di letti, quello lì ha uscito il suo Corano e l'altro la sua Bibbia, l'ha messo sul letto, ha cominciato a leggere ognuno il suo libro, non si parlavano più, la guerra aperta. Lì il problema si deve essere chiaro, chiarissimo sulle situazioni. La vipera cambia la pelle, ma rimane vipera. Lì è un problema. Io non voglio dire che tutti i musulmani sono viperi o no, ma io dico, uno nasce con una norma, normalmente ci rimane. È difficile cambiare le norme. E anche se loro vorrebbero cambiare, la sua famiglia non accetterà, rompe i ponti. Ne ho avuto un caso terribile, con una marocchina sposata con uno svizzero, diventato musulmano, e non solo musulmano, ma molto musulmano, integralista, in più. La ragazza era piuttosto aperta nel suo paese, Poi il ragazzo svizzero gli ha detto, ma sai, sarebbe meglio se tu vivi secondo la tua religione, come lui era cristiano e diventato musulmano, si è detto, va bene, forse che è buono che io comincio a praticare la mia religione. E è venuta in Svizzera, e poi quando è venuta in Svizzera è diventata atea. La signora è diventata atea, non ci crede più, per lei Maometto è un bandito. Il Corano, un libro schifoso, quello che vuoi, ma non ci credeva più, non ci credeva più all'Islam. Il marito, che è religioso, le dice scusi, ogni giorno lo sveglia obbligatoriamente per fare le preghiere. E lei non vuole pregare, no, altrimenti non dormi nella casa mia, ti caccio via. Nel Ramadan devi digiunare, ma non voglio, lasci la casa. Io non voglio miscredente nella casa mia. Gli hai posto i vestiti, non copre la faccia, ma tutti il velo, eccetera, e lei dice io non lo voglio. Dice, se tu esci da casa senza questo, non ritorni più. Un svizzero. E la povera... Allora, lei vuol cercare un lavoro? Vai a cercare un lavoro per anziani. Dice, sì, ma solo se non ci sono impiegati maschi.
miseria, la signora è stufa, mi dice che ne faccio, chiedo il divorzio, sì, ma se io divorzio prima di 2-3 anni di soggiorno in Svizzera, la Svizzera mi caccia della Svizzera e ritorno nel mio paese di miseria. E che faccio? Gli avvocati gli hanno detto sopportalo tre anni finché tu abbia il permesso di rimanere in Svizzera. Ma mi dice, mi scrive in Facebook, mi dice, ma tu non puoi immaginare la miseria che vivo, non posso sopportare questo stato. Figlia mia, che vuoi che ti faccio? Mi sono sbagliato, ma voglio una soluzione. Non c'è una soluzione. E ho avuto un problema una volta. La signora svizzera sposata un musulmano. Lui era diventato fanatico, cominciato a esigere delle cose. La signora ha chiesto l'asilo politico in Canada per scappare della Svizzera. Ma la Canada non offre l'asilo politico di gente che viene dalla Svizzera, perché la Svizzera non persecuta nessuno. Se tu vieni dall'Iraq, non so di dove, va bene, ma tu vieni dalla Svizzera, demandi l'asilo, un paese democratico, come fai a chiedere l'asilo politico in Canada? Allora mi dice, mi fai un certificato che sono persecutato in Svizzera. Vado al mio direttore e dico, non è possibile, come vai a convincere i canadesi che è persecutato in Svizzera? E dice, come faccio? Ma Svizzera è un paese di diritto. Sì, allora metterai un poliziotto dietro ogni matrimonio misto per proteggere la signora? Tu, direttore, vuoi proteggere questa tua signora? Per dire che la verità no. Non posso. Ecco! E che facciamo con questa signora persecutata? Svizzera! E l'altro è straniero! La persecuta nel suo paese! E che fai? Miseria rossa? Impossibile sapere come uscire di questi problemi. Dunque uno deve sapere cosa si capisce con tutto questo. Si deve capire che nell'Islam il matrimonio, ci sono differenti tipi di matrimoni. Allora vi spiego cosa capita. Questo non si rende conto. È una bella italiana che è stanca della vita in Italia, va in Egitto, ha voglia di una avventura sessuale con tassista, non so chi, o il cameriere, e non trova un bel ragazzo, è contento di avere una bella italiana, ma lui non può prendere questa ragazza nell'albergo perché deve essere sposato. Allora dice alla sua ragazza italiana, sai, se noi andiamo a abitare in un albergo insieme, la polizia viene e considera che facciamo un adulterio. Dunque saremo castigati, rapporti sessuali fuori matrimonio sono proibiti. Che facciamo? Facciamo un matrimonio di costume o costituzionale, qualche cosa del genere, metti costume, costume, sì. E cos'è questo? Sì, passiamo davanti a un avvocato che ci fa segnare, firmare una carta che siamo sposi secondo il costume, e poi così lo mettiamo nella tasca, se mai la polizia ci ferma diamo, scusi e sempre funziona bene. Allora gli facciamo vedere il certificato di caccia, no? Così non ci arresta. La signora pensa che solo un permesso di caccia, no? Bene, e poi dopo 3 settimane ritorna in Italia contenta di aver fatto questa avventura sessuale, e pensava che era giusto per poter fare l'avventura,
ma ecco il marito, gli telefona: cara mia, io vorrei venire in Italia. Ma scusi, perché? Sono il tuo marito. Ma come il mio marito? Ma è firmato sulla carta che siamo sposati. Ma siamo sposati solo per avere avventura sessuale e non un matrimonio. Ma come matrimonio? Io non sapevo che era matrimonio. Ma sì, ma era scritto. Sì, ma tu non mi hai spiegato. E che facciamo? Un guai, specialmente se la povera ragazza è incinta. Il papà potrà dire: io ho il diritto di vedere il mio figlio. Che facciamo? Allora, e casi simili migliaia. Io ne ho visto. Io ne ho visto. Non esagero. Come esperto di diritto alla musulmano ho visto le cose. Terribili. Terribili. Allora, uno deve essere attento. E mi è capitato anche casi dove la moglie era ancora sposata in Svizzera. E non era ancora divorzata, è andato a fare l'avventura in Egitto, ritornato, quello lì vuol venire, ha due mariti. Che fai? Per un'avventura di una settimana ne hai noie per anni e anni, problemi terribili. Ma la gente non pensa alle conseguenze giuridiche, alle conseguenze giuridiche. Bene, allora c'è questo, si chiama il matrimonio di costume, ma c'è un altro tipo. Allora, ma questo matrimonio di costume normalmente si può strappare la carta e prendere un altro dopo. Non ti piace questo? Strappi la carta, perché non è registrato ovunque. Ovunque, strappi la carta, vai con un altro, eccetera. Ma se tu pensi che è così, vai con un altro, lui va a accusarti davanti alla polizia: la mia moglie è uscita con un altro, ha due mariti. La polizia egiziana lo mette in prigione per poliandria. È capitato. È capitato, perché non capiva niente cosa capiva, cosa è capitato. Dunque, uno deve essere attento a quello che ferma, che firma, di che cose si tratta, non prendere le cose alla leggera. Altro problema è il rapporto tra uomo e donna. In Occidente in generale si considera che l'uomo e la donna sono uguali, più o meno. Ma insomma, sul piano giuridico almeno l'uomo e la donna sono uguali sul piano matrimoniale. Prima, quando è entrato in Svizzera, ho cominciato nel 1970, il codice civile svizzero diceva ancora che il marito è il capo della famiglia. Poi si è cambiato. Dai musulmani è sempre il caso. Il marito rimane sempre il capo di Stato. Di Stato, sì, proprio di Stato, della famiglia. E mi è capitato un caso stranissimo. Una istitutrice di scuola, di matematica, anzi, dove considerate di utilizzare il suo cervello, e si è innamorata di un algerino, di 20 anni più giovane che lei. Bene, e non era il suo primo matrimonio, la signora, aveva già un bambino di un altro matrimonio. Va niente. Si è innamorato di questo giovane, che lui era gentilissimo, ogni giorno andava alla scuola a prenderla, mandarla a casa e così, ma era molto amichevole e così. Un giorno ha avuto luogo il matrimonio. La stessa sera del matrimonio il marito sparisce. La moglie sta sola nel letto, aspetta il marito che ritorna. Non ritorna, ogni volta che sente una macchina che passa la strada pensa che suo marito, niente marito. E il giorno dopo, anche alle 10, ecco il marito che viene e la moglie gli dice: ma dove che sei stato?
nostra prima notte insieme come marito e sposato, il marito gli dice: scusi, non permetto nemmeno alla mia mamma che mi chiedi questo, io sono il marito. E la signora mi dice: ma scusi, come questo? Io sono la tua moglie, sei il mio marito, se esci a casa, io mi sono preoccupato tutta la notte senza dirmi dove sei stato. Allora puoi dirmi dove sei stato? Non ti riguarda. Io sono libero di uscire e entrare, non hai niente da dire. E la moglie ha detto: ma scusi, se tu lo fai così ogni giorno, non ti riguarda. Io sono capo della famiglia, 20 anni più giovane che la signora. La signora ha cominciato la procedura di divorzio 48 ore dopo il matrimonio. E mi ha domandato come fare. E ho detto: sei pazza. 48 ore dopo il matrimonio vai a domandare al divorzio? Quale giudice ti prenderà al serio? Ti prenderà per una pazza, no? Ma uno deve rendersi conto che fin quando siamo amici è l'amicizia. Una volta che c'è il matrimonio cessa l'amicizia. Uno diventa capo di stato, di famiglia, e l'altro la povera donna. Deve rendersi conto, sapere cosa sono le cose. Non sono tutti così, ma la norma in diritto musulmano in tutti i paesi arabi, la legge è così. Se lui vuol proteggersi dietro una legge musulmana e araba, ha tutti i diritti di dire: io sono capo di Stato, capo della famiglia. La legge gli dà tutti i diritti. E se il marito non vuole che la sua moglie esca o che sia presente durante la visita dei maschi, non può essere nel salotto. Deve sparire. Dipende da lui. Se lui dice: la mia religione non permette che la mia moglie sia presente con gente straniera. E poi chiedergli di vestirsi come lui sente. Perché in diritto musulmano il capo di famiglia è responsabile davanti a Dio anche della salvezza dell'anima della sua moglie. E dunque può obbligarla a pregare, può obbligarla a digiunare, perché lui ha paura di andare all'inferno. Come vi ho detto, quel caso lì della signora marocchina che è obbligata ogni giorno di svegliarsi per pregare. Ma uno non si rende conto di tutte queste obbligazioni. Sicuramente non tutti così. Ma se uno vuole applicare la legge musulmana è quella lì. Se lui vuole fare bene, altro, può, ma a ogni momento può cambiare e dire: no, la legge mi dà il diritto, non ve lo faccio. Capite? Allora, le norme vestimentali sono importanti, lo sapete, è lui che deciderà quale tipo di vestiti porterà. Se lui vuole che tu copri tutto come un sacco di rifiuti, sarà libero lui di importi questo. E lo vuoi, devi spiegarti prima che io mi vesto come mi vesto. Non sei tu a dire delle cose e devi firmarlo. Che io non voglio domani ritrovarmi uno sacco di rifiuti. Capisci? Dunque, uno deve mettere le cose chiare. Bene, il Signore ha il diritto di impedire la sua voglia di lavorare. Voglia di lavorare. Vuol dirgli: io sono il capo di famiglia, sono io che devo assumere le spese, tu devi essere alla mia disposizione. Fai il cibo, occupati dei bambini, mi interessi tutto, niente che altro, il letto, tutto quello, ma mi voglio lavorare. Hai il diritto di farlo e perciò devi spiegarti con il marito, se mai ci sposiamo
posso lavorare e non posso lavorare. E che tipo di lavoro? Perché potrà dire, va bene. Allora, per esempio, quella signora marocchina ha voluto fare scuola di infermiere. Condizioni: non deve essere scuola mista. Porca miseria, che fai? Dove trovi una scuola non mista oggi in Svizzera? Come fai? A meno di fare una concorrespondenza, che non è possibile. Allora è obbligata di obbedire, altrimenti è cacciata dalla casa. Celebrazione del matrimonio. Problema: come farai il matrimonio? Allora, da noi, in Svizzera almeno, si passa davanti all'autorità civile e poi davanti all'autorità religiosa se uno vuole. Ma mi è capitato un pakistanese che mi telefona. Io ho trovato una ragazza gentilissima, svizzera, voglio sposare, ma non voglio andare davanti allo Stato civile per celebrare il matrimonio. Ma come vuoi fare altrimenti? Io voglio andare soltanto davanti a un imam, perché io non credo alla legge dei miscredenti. Dice, ma scusi, perché allora vieni in Svizzera? Perché vieni in un paese dei miscredenti se non accetti le leggi dei miscredenti? E ritorni in Pakistan. Dice, no, io voglio cercare un imam che mi dà la benedizione e basta, me ne frego della legge dello Stato. Dice, ma questo è proibito in Svizzera. Dunque sei in favore della legge dei miscredenti, mi dice. Dico, ma scusi, mica fai l'inquisizione con me? Tu mi chiedi la legge, ti dico cosa dice la legge. Ma sei musulmano? Dico, che ne frega? Musulmano o non musulmano? Non ti riguarda. Tu mi chiedi cosa dice la legge. Io voglio la legge dei miscredenti. E arrangiati. E dirmi Dio. Io ho un zio imam in Germania, fa così, ti fai da lui, ma è qui in Svizzera non è permesso. Allora c'è gente, ci fa i ragazzi più poveri, dico, Svizzera, va bene, andiamo dall'imam. Questo non è un matrimonio in Svizzera, non è un matrimonio, non è riconosciuto. Se avete bambini avete solamente guai, non accettate questo. Ma il marito non vuole il matrimonio. Vabbè, perché tu accetti andare contro la legge del paese? Il tuo paese, la Svizzera, no? E sì, ma il mio marito, va bene, ma non è l'unico al mondo. Ma scusi, talmente, mi capita, uno mi telefona così, sono così stufo delle domande, e dico, ma scusi signora, io non ti vedo in fondo. Sei bella o come sei? Che età hai? Cos'è la tua formazione? Quando vedo che è disperata, ha paura di perdere l'ultimo treno, no? L'ultimo vagone, dico, vabbè, posso capire che sei disperata, dunque sei contenta di prendere qualsiasi, penso, qualsiasi condizione. Dice, no, piuttosto bella. Dico, ma allora perché fai tutto questo? Ne troverai sempre uno che va bene, no? Perché devi prendere qualsiasi persona, qualsiasi condizione? Beh, mi è capitato un caso. Una italiana si è sposato con un macedoniano, musulmano. Allora l'italiana voleva cerimonia religiosa per fare piacere alla sua famiglia. E lui voleva, va bene, ma non si deve andare in chiesa. Bene, e lei diceva, io non ci vado in una moschea. Allora che facciamo? Ma non va telefonato, mi dice, signore, io voglio sposarmi senza andare in una chiesa, né in una moschea, avere una cerimonia religiosa dove non si parla né di Maometto né di Gesù. E ha detto, va bene. Un po' difficile quello lì, come fai? Gli ho detto, va bene, io conosco un pastore
di origine indiana che protestante, che in origine famiglia era musulmana, convertito al cristianesimo. Spero che lui ti capisca. Arrangiati con lui. È un amico mio, gli ho dato il suo numero di telefono, gli telefono e gli dici: Sammy, mi ha mandato da te. Quello lì era categorico. No! La Chiesa o niente! Gesù o niente! Niente da fare! Il tipo era categorico, ha niente da fare! No, non faccio mezzo cerimonia! Bene, 5 minuti dopo l'italiana mi telefona: ma porca miseria, l'hai mandato da un pastore fanatico! Ma è il migliore! E quello lì è il migliore! E sì, ma che voglio fare? Che ti faccio? Tu mi chiedi troppo, no? E cosa posso farti? Scusa, Sani, non puoi fare una cerimonia per noi? Ma scusi, facciamo un circo noi? Cosa vuoi che tu faccio io una cerimonia religiosa? E io? Io sono gentile, ma non stupido, eh? Arrangiati! Ma ti paghiamo! No, ma che tu paghi? Fai una cerimonia religiosa dove non parli né di Gesù, né di Maometto, dove non ci entra né nella chiesa né nella moschea. Mi sono detto: ma scherzi? Mi chiedi a me? Dice: sì, sei gentile, fallo, giusto per la forma. Gli ho detto: scusi, accetterò a una condizione. Dice: la quale? Che dovete firmare il contratto di matrimonio, nella quale non circonciderete i vostri bambini prima dell'età di 18 anni. Mi sono detto: almeno salverò i bambini. Almeno salverò i bambini. Allora, se vi firmerete un contratto durante la cerimonia che i bambini non saranno circoncisi prima dei 18 anni, vi farò una cerimonia, vi lo prometto. E le ho mandato il mio libretto dove è scritto: questo mi firmi, questo me li ritorni, e quello firmeremo durante la celebrazione. 2 settimane prima lei ha riservato un castello grande. Gli ho detto: scusi, speriamo che non ci saranno fuoco, perché io faccio delle maniere religiose, no? E piuttosto cinema, no? Ah no, come? Ci sarà anche filmati. Oh, porca miseria! Voleva farmi filmati e tutto quello. Ho detto: porca miseria, ma io lo volevo fare segreto, giusto per fare piacere alla tua famiglia, e così. E poi gli ho detto: mi dici che ne pensi adesso? Hai firmato il contratto per non circoncidere i bambini? No, no, circoncideremo i bambini. Cosa? Circoncideremo i bambini. Ma me ne frego di te, del tuo matrimonio, fai quello che vuoi, lascia perdere, io mi considero un ghignol per voi. No, no, ma signore, abbiamo riservato il castello, tutto quello, adesso tu non vuoi venire? Dico: sì, se tu fermi che non circonciderai i bambini, ci sarò. Se tu non li fermi, io volevo farlo per i bambini, non per voi. No, no, il mio marito vuol circoncidere. Ma tu sei d'accordo? Sì. Dico: allora, arrangiati. È diventata arrabbiatissima. Noi abbiamo contato sotto di te che facciamo in 2 settimane, come andiamo a arrangiare? Non mi riguarda, arrangiati. C'è un fratello prete, io, che ha raccontato questa storia. Ma come fai cerimonia religiosa? Mica sei prete. Come fai cerimonia religiosa? Quale tipo di cerimonia? Che valore ha questo? Gli ho detto: scusi, che età hai tu? Ha detto: sua età. Ho detto: sai che io sono il fratello maggiore, no? Sì, lo so.
la mia benedizione, benedizione vale 10 volte la tua, no? Perché sono il più vecchio. Cominciato a ridere. Va bene se lo prendi così, ma non è valido, dico, che te ne freghi. Io volevo salvare i bambini e il resto non mi interessa. Loro sono stupidi, che vuoi fare? Vai con gli stupidi, ma almeno salviamo quello che possiamo salvare. Ma per dire come la situazione può presentarsi, quando ho raccontato al mio direttore quella storia, di per favore fammi invitare, io voglio assistere a questa cerimonia, per favore pagherò, voglio assistere a quella. Poi due settimane prima mi dice, allora hai arrangiato il mio invito, ho detto tutto partito, è una puttana, niente non funziona, e perché vogliono circoncidere i bambini? Ah, sono disperato con te. Va bene. Allora, dunque, si deve mettersi d'accordo quale tipo di cerimonia. E poligamia, il problema della poligamia. Dunque, dai paesi, qui in Svizzera è proibito fare la poligamia. O la moglie o l'uomo. Nei paesi no. Ma che facciamo? Che facciamo con questo? Allora, tu non puoi impedire, tu non puoi impedire il tuo marito, se sei cristiana, di andare in un paese musulmano e di prendere una seconda moglie. Non puoi impedirlo, che la legge di quella paese lo permette, anche se lui firma 1000 volte, non vale niente, perché la legge non gli dà. O cosa capita? Infatti quei paesi lì hanno norme speciali. Se tu scrivi nel contratto, chiaramente, io non voglio che tu sposi un'altra signora, non puoi impedirlo, ma se lui non rispetta questa clausola, tu hai il diritto di divorziarlo. Se tu non lo scrivi, non hai il diritto di divorziare. Dunque, se la clausola della monogamia, devi mettere nel contratto la clausola della monogamia, dicendo se mai tu sposi un'altra persona, ipso fatto, ho il diritto di chiedere il divorzio. Anche nei paesi quelli lì. E anche qui non c'è, hai bisogno di grosse procedure, lui ha rotto il suo accordo, non ha rispettato la sua, sì, e ho il diritto, e si fa. Ma se tu non l'hai fatto, ti diranno no, il secondo matrimonio non è un abuso, è un diritto. Capite? Dunque, uno deve fare attenzione. Adesso il problema del regime matrimoniale è in materia finanziaria. Il denaro certo non è tutto, ma fa parte. Fa parte del matrimonio. Allora, il caso che io ho trattato è una persona che si è sposata con una signora, un uomo, si è sposato con una signora musulmana. Lui era convertito all'Islam, era piuttosto di tendenza un po' religiosa, pietosa, così, simpatico, tutto quello che vuole. E la signora, gli ha detto alla signora, vieni vivere con me, non ha voluto. Ma voleva rimanere sposata, e dice, ma allora che serve questo matrimonio? Allora dice, adesso dunque divorzio. Dice, va bene, ma tu mi devi la metà della tua fortuna, la metà della sua fortuna, perché la legge lo permette, di quel paese lì. E il tipo dice, ma non è nemmeno vissuto un mese con lei, mi prende la sua casa, tutto calcolato, la metà. E io mi sono sposato in Giordania, non in quel paese lì, europeo. E ha avuto tantissimi problemi e non è ancora finito. Lei vuole la metà della sua fortuna. E lui dice, io ti pago tale, tutto quello che ho guadagnato dopo il matrimonio, lo condividiamo, o ti do una pensione o altro.
ma a darti tutto, la metà di tutto quello che ho guadagnato, anche la successione, tutta la casa, e devo salvaguardare anche, perché aveva bambini, dice, voglio salvaguardare i diritti dei miei bambini. Gli ho detto, sai, se tu eri passato da me, ti avrei regolato la cosa in 3 minuti. Non c'è bisogno di niente, da me vieni, ti arrangio le cose, firmi, diciamo come si deve regolare l'aspetto finanziario, è finito. 3 minuti! E ti costerebbe 20 euro. E quando è venuto da me, mi ha costato 10.000 solo per me. Per dire, esagero? Non esagero, è la verità. E non è l'unico caso, non è l'unico caso. Quando non metti le cose chiaramente, ha questo problema. Allora, devi decidere come fare, quali sono le regole sulla divisione dei beni in caso di divorzio, se capitasse di fare. Allora, scioglimento del matrimonio. Da noi cristiani orientali, ho detto, cattolici non abbiamo divorzio, ma qui sì, e dai musulmani anche più facile. Allora, che ne fai? È che una signora, se segue il marito nel suo paese di origine, lui ha più diritto a ripudiare, può ripudiare il marito e la moglie, dicendo 1, 2, 3, parti dalla finestra. E che fai? Non puoi fare altro. È capitato un caso, una svizzera sposata con un ricco egiziano, ha fatto figli. Un bel giorno il marito ha trovato un'altra giovane musulmana, entrato a casa, gli dice, fai i tuoi bagagli e rientri in Svizzera. E i miei figli? No. I tuoi figli rimangono qui? Come? Sono i miei figli? No, no. Sono i miei figli. La sua sorella mi dice, mi telefona di Ginevra, che facciamo? Io ho detto, quanto è età? Quanti anni ha la tua sorella? Dice, 30 anni. Ho detto, ma sai? Sarebbe più rapido a fare nuovi figli che di recuperare gli altri. Non è possibile, non potrai averlo. Capitato un caso molto strano, un egiziano sposato con una svizzera, e poi il tipo voleva che i suoi figli siano educati musulmani, eccetera. E hanno divorzato e non voleva che i bambini rimangano con la mamma, ha preso i figli e è partito in Egitto. La moglie è rimasta senza figli, si è detto cosa faccio, è svizzera tedesca, dunque testa dura, è andata in Egitto, ha fatto finta di andare a salutare il marito. La sua famiglia l'ha accettato dalla notte, durante la notte ha preso i figli e si è scappata all'ambasciata svizzera. Appena aperto, è entrata. Cosa fai? Demando la protezione delle autorità svizzere. Le autorità svizzere non potevano buttarla via. Hanno dovuto dargli una stanza all'interno dell'ambasciata per 4-5 mesi. E non potevano mettere il naso fuori, perché altrimenti la polizia le prenderebbe e le renderebbe al marito. E era bloccati, non potevano farle uscire. E niente da fare. Il marito ha avvertito tutte le autorità. Mi hanno mandato me, hanno detto vai, arrangiati. Vabbè, con lui. Vado da lui, gli ho detto scusi. E le autorità svizzere sono d'accordo che entri in Svizzera, ti danno anche un lavoro alla banca, una banca era d'accordo da lì un lavoro, ma entri con i figli, eccetera, e avrai il diritto di visita. No, 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 non voglio i miscredenti, io voglio che i miei figli siano musulmani, tutto quello, niente a fare. Gli ho detto, ma scusi, io offro una buona soluzione, una buona soluzione. È onorabile per te e per i figli e per la moglie, non è possibile, perché tu non potrai mai avere. L'ambasciata svizzera accetterà che vogliano nell'ambasciata che ti tratti i figli e la moglie.
e niente a fare. Allora, bene, e poi l'ambasciato mi dice, vieni con me che andiamo a vedere il ministero. Andiamo, siamo andati a vedere il ministero, che facciamo? Dice, facciamo un processo difficile. Era in favore, era piuttosto corto, Cristiano. Ma abbiamo paura di perdere la procedura. Che facciamo? Dunque, eravamo disparati. Siamo entrati nel ministero, mentre facevamo strada con la macchina, gli dico scusi, vuoi che arrangio le cose? Arrangiali. Vedi, un giorno le metti i figli nella macchina, copre, chiude le finestre e esce e poi ti arrangi per farle scappare in Svizzera. Mi dice, ma se ci sono problemi, detto lasciami fare, dammi il telefono a questo corpo, gli ho detto, caro signore, supponiamo che c'è un uccello in una gabbia e che per caso la finestra della gabbia sia aperta e l'uccello ha volato, che ne dirai? Detto così, quel caso lì ti dirò perfetto. Ha capito, non c'era bisogno di fare disegni. 3 giorni dopo non c'era più voglia all'ambasciata, hanno arrangiato le cose e sono ritornati in Svizzera e il marito non ha potuto più mettere i piedi in Svizzera. E io arrivo in Svizzera, ero in viaggio, mi telefona suo fratello, dove è la moglie del mio marito? Ho detto, che ne so, io sono partito in Libano, sono partito dall'Egitto in Libano, appena arrivo in Libano pensavano che sono io che ho preso la moglie e i figli con me in Libano per scappare. E la polizia mi aspettava, ecco te, dove è la moglie? Che moglie? Ma sei venuto da solo? Sì, e porca miseria, no. Ma loro mi aspettavano lì alla dogana e pensavano che è come avranno no, ho baciato, si è arrangiata, non so come ha fatto, ma nel caso sì. Ma le hanno detto al tipo, ma lascia, facciamo concessione da due parti, arrangiamo, che tu non perdi, che loro non perdono. Lui non voleva fare niente, la sua religione l'ha reso completamente cieco. Però i guai sul matrimonio, i figli sono ritirati, sono immensi. Se avrei a raccontarvi tutte le storie che ho avuto durante il mio lavoro, farei un'enciclopedia. Perché problemi immensi e molto dolorosi, perché le mamme e i papà talvolta sono più concilianti, le mamme sono molto categoriche, difficile a convincere le mamme a lasciare i loro bambini. Dunque, c'è un problema lì, vabbè. Ma perciò si deve prima di tutto sapere cosa vedere come. Allora, rapporti fra genitori e figli. Allora, si deve sapere il numero dei bambini, la religione dei bambini, e come vestirsi, in che scuola si va, e tutti questi aspetti si deve regolarli prima del matrimonio. Non voglio anche la custodia dei figli, chi saranno i figli se mai in caso di divorzio, in caso lì se sarà per la madre o per il padre. Se il padre scappa, e c'è sempre il problema che il padre scappa, che può trafficare un passaporto e prende i figli in vacanza e non li vedi più. Sono arrivati casi dove ci sono state gente pagate per andare in elicottero sulle spiagge della Tunisia, recuperare i bambini e ritornare in Svizzera. Immagini quanto costa, privato,
andare sulla spiaggia è come arrangiare che i ragazzi siano sulla spiaggia per poter recuperare i bambini. Successione, problema di successione. Il diritto musulmano non c'è successione tra gente di differenti religioni. Mi spiego. Io sono, supponiamo siamo musulmano, mi sposo con una cristiana, se muoio la mia moglie cristiana non riceve niente. Niente. E se lei muore io non ricevo niente. Non c'è successione tra gente di differenti religioni. Ma i miei figli, se sono musulmani, ereditano di me. Ma non possono ereditare della mamma. Che sono musulmani, la mamma è cristiana. È capitato un caso molto strano per me. Allora, è un egiziano è venuto in Svizzera, non aveva il denaro, e la moglie svizzera, che l'ha sposato, le ha pagato tutti gli studi. Ha avuto figli con lei. Un giorno è entrato in Egitto, ne ha trovato un'altra moglie, è morto. La moglie di cui non ha avuto figli, ha detto la prima sposa è cristiana, dunque non può ricevere niente dell'eredità. Sono io la moglie che ricevo tutto, con i suoi figli. I figli suoi dovevano essere musulmani, ha detto ma non è giusto che la mia mamma, la nostra mamma che ha pagato tutti gli studi non riceva niente. E quella nuova signora di cui non ha fatto niente riceva tutto. Allora mi hanno detto cosa facciamo? Gli ho detto ma niente, facile. E come? Con pazzi, fai il pazzo. Ma come? Vai dall'imam e dici che la nostra mamma è diventata musulmana da anni, ma non l'ha mai dichiarato. Manda il certificato, riceve la giustizia e poi strappa il certificato. È finito. Con un pazzo si vuole un pazzo e mezzo. E vai, non dice sì. E non è un bugio, una bugia, scusi, con pazzi. Che vuoi fare? Se uno viene a casa tua e sai che è un criminale, che vuole uccidere suo tuo papà, mica gli dirai il mio papà, qui direi no, è andato alla caccia. No? Una bugia, vabbè, vai, hai salvato tuo papà. Dunque, una bugia che ha un proposito, puoi dire, non è giusto, non è giusto. Così facile, ha detto sì, che puoi fare? È vero che lei non vuole convertirsi, ma insomma c'è un problema a regolare. Allora, quello che capita, si può lasciare un testamento fino a un terzo dei beni. Dice, se mai muoio, un terzo dei miei beni vanno alla mia moglie. Ma il marito può sempre cancellare il testamento fino all'ultimo minuto. Il meglio sarebbe che lei ottiene la proprietà delle cose del terzo durante la vita del marito. E così è sicura di ricevere qualche cosa. Va bene. Funerali, decesso e funerali. Allora, questo è un problema molto difficile di parlare con una persona con cui voi morire, andare sposati, dirgli che facciamo se vuoi? Ma scusi, mica il momento, vedremo. Ma la morte è l'unica cosa sicura. Siamo tutti a morire, nessuno scapperà. Perché poi fai il matrimonio, esci, c'è una macchina che viene e poi muore, che facciamo? In diritto musulmano è proibito a un musulmano di essere seppellito accanto a un miscredente. Lui ha vissuto con una signora cristiana miscredente per 20 anni, ha fatto lavoro, ha fatto bambini, tutto quanto. Se mai lei muore, non ha detto di essere soffrita contro di lui perché è miscredente, lui non può essere soffrita contro di suo amore perché è miscredente. Ma scusi, allora perché sei stato nello stesso letto per 20 anni o 30 anni? Ma è così le loro norme.
Allora, tante volte la gente fa trasportare il loro corpo nel loro paese d'origine, se non ci sono cimiteri musulmani, e questo costa. Dunque dovete regolare dall'inizio che fare in caso di morte, e questo capita molto. Allora, vedo un caso: un marocchino è morto in Svizzera, sua moglie svizzera ha detto va bene, il mio marito mi ha chiesto la cremazione. Il diritto musulmano non è permesso. E suoi cugini sono venuti dalla Francia, hanno avvertito l'ambasciata e tutti quanti, le organizzazioni musulmane, per impedire la cremazione. Ma è il mio marito, ti uccidiamo. Se fai la cremazione ti uccidiamo. E allora il tribunale doveva decidere, l'hanno messo al mortuario per... e la moglie ha detto va bene, un cadavere non vorrei avere lui, lo lascio per loro, non potevo fare altro. Stranieri sono venuti a fare la legge in Svizzera e la povera donna non poteva fare altro perché c'era la minaccia di morte. Dunque uno deve decidere già durante la sua vita cosa si deve fare. Quello lì non l'aveva scritto, ma anche se era scritto, i musulmani non l'avrebbero accettato. Ma uno deve essere chiaro su tutte le cose. Dunque, questi sono gli elementi essenziali ai quali, dunque, per i quali, dunque, abbiamo fatto questo che già, e risponde a tutti questi. Non voglio abusare del vostro tempo perché abbiamo, credo, dato abbastanza tempo, a quasi 2 ore. Un'ora e mezzo abbiamo parlato, lascio spazio per domande, ma il libretto è a vostra disposizione gratuitamente. Se avete un problema telefonatemi o scrivetemi, se mi telefonate prima del problema sarà gratuito, dopo il problema pagate. Capite, prima sarà carità cristiana, dopo sarà contabilità cristiana. Allora, abbiamo registrato, come avete visto, sarà messo anche su internet. Allora, chi ha parlato avrà la bella voce alla tele su internet, ma questo non deve impedirmi di porre le domande. Sono sempre a vostra disposizione. Dico sempre agli studenti, per favore non sposarvi prima di chiedermi consiglio. Ovviamente chi non vuole si taglia, se non vuole andare su internet si taglia. Deve impedirvi di intervenire. No, perché sono domande e possiamo tagliare questo. Meglio chiarire le cose, aiutarsi, ma potete immaginare che questo costano denaro, costano energie, costano problemi. Dunque meglio informarsi prima per ritrovarsi dopo nelle grandi difficoltà. Secondo chiarimento, lì su quel tavolo ci sono vari libri, per cui questo qui in italiano, che tra l'altro è uscito ora a dicembre, no? Quello lì era primo, ma l'ho messo gratuito adesso a disposizione. No, ma per dire che l'ultima traduzione in italiano, Samuel Dib ce l'ha fatta proprio per noi in vista di questa conferenza. Sì, per voi così. Sì, è quello il sito. Andate sul sito, io ne ho scritto 30 di libri. Ho scritto una 30 di libri. Questo libro qui lo trovate lì sul tavolo per consultazione, compreso altri libri di altri argomenti, sempre per consultazione. Se lo volete ve lo ordinate da voi come lo ordiniamo noi, oppure gratuitamente si può scaricare. Infatti potete comprare se volete la carta, ma se non avete denaro o altro, ve lo offro gratuitamente PDF. Con piacere, mi contattate, mi scrivete un email, se non è possibile scaricarlo, io ve lo mando con email, con piacere, senza nessun problema. Se questo può aiutarvi,
risolvere problemi, vedere cose. Io ho sempre detto, meglio avere la cosa nella testa della gente che nella banca. Capite? Okay. Meglio che serva qualche cosa. Ecco, in ogni caso grazie per la vostra pazienza, perché io ho fatto troppo lungo. Ma insomma, grazie. È penibile la cosa, ma inevitabile. Ma domani avremo un'altra conferenza sulla persecuzione dei cristiani. Venite numerosi, venite con i vostri amici, se mai, così. E lì il testo è ancora a disposizione su internet. Se uno non ha il tempo di vedere, può andare a scaricarlo, praticamente leggerlo a testa riposata. Allora, chi ne ha... Sì, per favore. Come si celebrano i matrimoni nei paesi islamici? Allora. E poi lei aveva parlato di questo matrimonio, come detto, cioè uno pensa di portare a tempo davanti a un notaio, però in realtà non è un matrimonio a tempo, se ho ben capito dal suo discorso. Scusi, matrimonio di costume. Quello, il matrimonio di costume, volevo dire che gli alimenti sono matrimonio di costume, perché ho letto che anche in Italia ci sono donne che si sono ritrovate il marito che le ha raggiunte in Italia, magari poi era già sposata e poi si è fatto raggiungere anche dalla seconda moglie egiziana in Italia, se la sono trovata nello certificato di stato civile. Ecco, è giusto. Ma infatti volevo appunto sapere un attimo come funzionava. Sì, allora, nei paesi arabi, dipende di ogni paese, sono differenti, certo. Paesi. Generalmente c'è un impiegato statale che dal quale le persone vanno, sono impiegati dunque dello Stato che tiene i quaderni del matrimonio, vai da lui, lo invita a casa e lui ti riempisce il contratto del matrimonio, carte eccetera, con condizioni musulmane, e così sei sposato. Se sono stranieri può essere un po' differente, ogni paese ha un sistema, ma generalmente è quasi uguale, c'è sempre quella lì, una persona semi-religiosa o così religiosa che recita il primo capitolo del Corano, gli fa firmare una carta, così sei sposato. Allora, capita infatti che una persona nasconde il suo statuto, perché dice che lui viene in Italia e dice non sono sposato, e poi trova una signora italiana che lo prende e poco dopo fa venire la prima moglie. Allora, che facciamo? È difficile, perché puoi sempre falsificare la documentazione. Ma è capitato un caso strano in Svizzera. Un marocchino era sposato con una svizzera, quando si è sposato aveva dichiarato che era celibe. Bene, si è sposato, poi qualche anno dopo si è divorzato e poi ha chiesto alle autorità di far venire la sua moglie marocchina e i suoi bambini. Scusi, hai moglie e figli in Marocco? Sì. Ma hai dichiarato che era celibe. Lui frattempo aveva ottenuto il passaporto svizzero e hanno ritirato il passaporto svizzero e l'hanno mandato via in Europa. Ha detto, tu hai fatto bugia, ti abbiamo dato il passaporto, non hai rispettato la tua parola, non possiamo mantenerti in Svizzera. L'hanno mandato, hanno dato credo 15 giorni per fare i suoi bagagli e ritornare nel suo paese. Niente da fare. Ma è difficile. E questo sempre è il caso, che uno nasconde dopo il suo statuto. Perciò è importante che prima di sposare con una persona, di andare a vivere con lui 2-3 mesi nel suo paese di origine, per vedere quale tipo di famiglia è, se è sposato o no. Anche paga un hotel se non può vivere con la famiglia del marito, del futuro marito, almeno che lo vedi nel suo ambiente, vedere come si comporta, e
e specialmente non diventare incinta prima del matrimonio. Se una volta è incinta, problemi ha infiniti. Okay. Evitare di essere diventare incinta è un guai. Ne ho avuto casi di donne incinte insolubili, veramente terribili le case, perché la moglie qui non voleva rimanere sola col bambino e il marito non è sicuro che era bene. Che facciamo? Che facciamo in questo caso? Capisce? Moglie e buoi dei paesi tuoi. Io non ho preso una moglie e buoi dei paesi miei. Ho preso una svizzera. A dire la verità, io ho voluto prendere una moglie palestinese, a dire la verità. E sono andato a cercare un mese completo, ne ho visto 8 ragazze. La mia famiglia mi ha mandato in 8 famiglie per vedere una ragazza. Il problema cosa è? Vi spiego come è per capire il problema, cosa hanno. Allora, la loro maggior oggezione era la seguente: vai in Svizzera, ma in Svizzera si divorza. E se divorzi la nostra figlia, che ne facciamo? E chi va a assumere le cose? Allora la loro domanda: ti daremo la figlia se tu paghi un'assicurazione che possa vivere dopo. Paghi denaro. O costruisci una casa per lei, per il caso che divorza, perché possa vivere. Perché avrà difficoltà a trovare un altro marito una volta sposata. E anche volevo sposare la mia cugina perché è l'abitudine, ma io non lo volevo. La mia mamma diceva: no, prendi quella lì, è buona. Io non la voglio, lì quella lì è buona, vai. Mia moglie è mia mamma è analfabeta, ma non puoi discutere con lei, è possibile. Ha qualcosa nella testa, Cosa vuoi fare con la mamma? Capisci? Ma mamma non va, no, che ci fai? Ma il mio zio ha chiesto un buco di denaro. Ma scusi, mica vado io, vengo qui a comprare una mucca. Non voglio sposare con una signora. Sì, ma chi mi garantisce che una volta in Svizzera non la divorzi? Capisco il problema. Dunque, loro si mettono nella pelle della povera signora e dicono: come facciamo? E ha avuto un caso, la ragazza lo voleva, la famiglia non lo voleva, e poi è capitata, è andata negli Stati Uniti, mi ha scritto 3-4 settimane fa, non so, qualche 3-4 mesi fa: tu ti ricordi di me? Chissà, sono 30 anni fa, 40 anni, 30 anni fa, sei venuto per chiedermi la mano, ma non è stato, non c'è stata la fortuna, va bene, ma spero che stai bene. Sì, vabbè, che facciamo? E così, così, ma per dire, dunque, moglie e voi, dei paesi tuoi, quanto possibile. Ma in ogni caso, ma i problemi esistono sempre, sui italiani o no, è quello. Ma un minimo di... Allora la gente mi dice: a che serve un contratto così difficile? Infatti è perché la gente non si sposa. C'è gente che dice questo. Dico: no, è che tu vai nella montagna, prendi una maglia sulla braccia, sulle braccia, se fa freddo la metti, se va bene non perdi granché. Un contratto è sempre qualcosa di provvisorio che può aiutarti in caso c'è problema. Ma c'è gente che ha paura di chiedere di firmare contratti. Capisci? Ma dico: no, è perché se hai un problema dopo ti costerà moltissimo. Meglio essere chiaro all'inizio che dopo cominciare a litigare per niente. Se l'avevo detto, se l'avesse detto, non avrei avuto questi problemi. Ma io tanti casi gli ho detto: ma scusate, perché sei venuto prima di me, da me?
io avrei risolto il problema in 3 minuti. Sono esperto in questo caso, sono il mio campo di lavoro. Allora c'è un'aneddota palestinese, Joha è un personaggio aneddotico. Maledetto, voi che siete sposati prima di me, perché non me l'avete detto? Maledetto, voi che siete sposati dopo di me, perché non siete venuti a chiederlo da me? Invece il problema. In ogni caso ne hai problemi, ma evitiamo quanto possibile per garantire il minimo di armonia. E quando uno viene a divorzare da me, in Svizzera veniva a divorzare, prima cosa gli dice: la mia mamma è contro. La mia mamma è contro. Allora mi dice: ma scusi, chi è la tua mamma? Detto analfabeta, io contadino analfabeta della Palestina, ma che ci guarda, che ci interessa, noi veniamo, siamo in Svizzera, va bene, vai a convincerla. Ma chiediamo il tuo consiglio, non ho niente da dire, arrangiatevi. E ma vi dico una cosa, io conosco un professore libanese, cristiano, che aveva una moglie, che la moglie voleva a ogni costo divorzare, e il professore gli ha detto: scusi, prima che la mia mamma muore non posso divorzare, perché la mia mamma non accetterà mai il divorzio, avrò problemi con la mia mamma. E la sua mamma effettivamente è morta 2 settimane dopo ha divorzato. La mia mamma in alfabeto mi ha detto: figlio mio, ascolta, sì, dimmi. La replica quando dice una cosa deve ascoltare, mi ascolta, sì, dimmi, ogni cosa che ti dice la tua moglie lo fai, se ti dice cammina su 4 zampe lo fai, se ti dice cammina sulla tua testa lo fai, se dici voglio questo, lo fai. L'unica cosa che non accetti è il divorzio. Se mai lo fai, sappia che sono morta. Devi sapere che sono come morta per te. Io il divorzio non accetto mai. Una contadina, semplice, non ha studiato niente, è morta adesso, ma la sua memoria è così. Viva da me, che effettivamente ogni volta che c'è un divorzio dico: arrangiatevi per favore per non arrabbiare la mia mamma. Voglio avere un problema con la mia mamma, perché trovo che oggi si divorzia per niente, tante volte per niente, e poi si pensa che si trova meglio, ma non è vero, non è vero. È meglio quello che si ha, quello che si non si sa dove viene dopo. Comunque, meglio uno che hai che uno che non hai ancora, che si sa. Ecco il consiglio della mia mamma contadina, che non ha mai studiato, non ha fatto nessuna scuola, ma credo che è un buon senso umano di rispetto della persona e della famiglia. Sì, mi dica. Allora, vi dico una storia bellissima. Avevamo un prete del parrocchio nostro, che lui amava molto i musulmani, va bene, ma la mia mamma gli sembrava che era troppo, che era troppo. Allora un giorno il prete racconta la parabola del Cristo, dove uno aveva 100 pecore, no? Ne ha perso una, ha lasciato 90 pecore, 99 pecore nel campo, stato alla ricerca della pecora persa, no? E il prete diceva questo, la mia mamma gli ha detto: padre, dice, sì, tu hai perso le 100 pecore, 100 pecore. Il povero prete, e perché? Ma
immagine della Chiesa da noi è separata, donne dietro, uomini davanti, e la mamma all'interno di questo gruppo di donne, lui predica lì in fondo della chiesa, racconta di dire: padre, hai perso le 100 pecore. Il padre dice: ma che stai dicendo? Perché noi chiamavamo le donne con il nome del loro figlio, Hanna, la mamma di Hanna, e io, il mio nome a casa è Hanna, perché ero il più vecchio. Allora, Hanna, che cosa? Perché ho perso 100 pecore? Tu ami troppo i musulmani, perdi tutti. Pieno chiesa, nella chiesa, se ne fregava. Tu non devi dire la verità. Ma vabbè, è una contadina. Non si cambia niente. Non puoi mai farla cambiare di idea, è così. E capitare nella casa, nel villaggio, ti dico: sei figlio di Rebecca, non possiamo mai guadagnare con te. Sei figlio di Rebecca, finito, abbiamo perso già. Testa per spalla, così. Bene, avete delle domande? Avete notato il mio indirizzo, il sito per poter copiare, scaricare il libro? E lì avrete il mio numero di telefono, il mio email. Non vergognarvi di... Ne ho ancora studenti dopo 6-7 anni che scrivono per demandarmi consigli, italiani, specialmente italiani, che, ai quali sono molto attaccato. Mi amano tantissimo i miei studenti siciliani, lo adorano, anzi. E mi chiedono consiglio, altro, abbiamo bisogno di questo. 5 minuti dopo hanno la risposta. Ti ho mandato il libro appena arrivato a casa, hai visto. Faccio sempre così. Istantaneo. Sì, perché altrimenti dimentico, sì. E non voglio, sì, che si dimentica. Dunque sono sempre, certo, efficace. Molto bene. Come la mia mamma Rebecca. Allora, avete delle domande? Sapere, sì. Scusa, questi contratti che vengono fatti in Svizzera, come dici te, prima del matrimonio? Allora, sono contratti, infatti, sono validi anche per i musulmani, o solo per... Hai ragione di chiedere questo. Infatti, prima di tutto, sono fatte per te stesso, per renderti conto quali sono i problemi. Per la persona non musulmana? E anche per l'altro, che deve avere una coppia da te. Che tu ti poni le domande, perché altrimenti non li immagini questi problemi. Riepisci. Allora, qualche clausole di questo contratto sono valide anche nei paesi musulmani. Per esempio, la clausola del manicomio, no? Della monogamia è valida. Scusate, è valida. Ma non la religione dei bambini, perché i paesi musulmani, ma fa niente, almeno qui davanti alle autorità svizzere potete, ma dovete sapere che il mio libretto, quando sei svizzero o altro, vai all'ambasciata, ti danno il mio libretto, tutte le ambasciate svizzere hanno il mio libretto, danno il mio libretto a quelli che si sposano. C'è una vicina a me che è sposata con un tunisino, è andata all'ambasciata, gli hanno dato il mio, ma questo è il mio vicino! E questo libretto è distribuito da tutte le ambasciate svizzere, a tutti i matrimoni misti, per fare, perché è un impiegato federale, è l'unico. La Chiesa cattolica e protestante hanno fatto un libro differente, ma hanno copiato il modello di contratto che ho fatto io. Hanno copiato il mio, perché è fatto da giurista, so cosa. Loro sono, pensano piuttosto alla religione, per me sono molto pratico, no? Giuridico, certo. È più valido normalmente. Certo. Sì, capisci? Ma loro hanno copiato il modello, ma hanno chiesto il permesso di trovare. Ma sicuro, Una domanda. Il governo svizzero come si regola di fronte ai casi di sequestro di persona da parte del cittadino non svizzero di religione, o anche svizzero di religione musulmana, che preleva i figli di un matrimonio celebrato in Svizzera
e li porta da qualunque parte del mondo musulmano. Allora è uguale come tutti gli altri casi, che sia musulmano o no. Se tu prendi figli ragazzi svizzeri e parti in America o parti in Tunisia o in Algeria o altrove, è sempre un sequestro. Dunque, sequestro. Dunque, se mai ritorni, avrai la prigione. Esiste il mandato di cattura internazionale? Ma i paesi arabi non accettano. Lì il problema, i paesi arabi non accettano la cattura di esecutare questo, perché sanno bene, perché il problema loro dicono, la ragione generalmente è la religione, e per loro la religione deve prevalere, e dunque loro rifiutano di esecutare. Ma come ti ho detto, il caso egiziano, il ministero lì mi hanno detto, se apre la gabbia e esce, lui è contento che parte, perché lui non voleva il problema, ma lui non poteva fare altrimenti. Se tu ti arrangi te stesso, tanto meglio, non ti manda meglio lui. Anche i musulmani, quello lì ci pone problema, altro che, hanno altri problemi che li occupassi di un mazzo. Questo lì è il problema. Ma come fare? Lo devi tu arrangiare. Ecco, il diritto internazionale, a prescindere dalla Svizzera, di fronte a un tipo di religione che è contraria a ogni statuto dei diritti dell'uomo, delle Nazioni Unite, ha sempre fatto orecchio da mercante, nel senso che non ha mai preso una posizione decisa fino alle estreme conseguenze, oppure preferisce, come dire, che lo sprovveduto occidentale diventi, come dire, entri in un tipo di controllo della persona che qui non conosciamo, ma che è reale nella religione islamica, senza battere ciglio? No, allora infatti devi sapere una cosa, che ci sono convenzioni internazionali tra tutti i paesi del mondo. I paesi arabi hanno fatto riserve dicendo che noi non accettiamo ogni clausola che sarebbe contrario al diritto musulmano. Questa è una clausola generale che qualche paese arabi non occidentali o in generale, perché tu non puoi fare riserve che annulla tutto il contenuto, vuota il trattato del suo contenuto. Se cominci a dire ogni norma contraria al diritto musulmano sarà considerato come nullo, allora i paesi dicono non ci riguarda, questo non è valido per noi, dunque non lo rispettiamo. Ma una volta che la persona si trova sul territorio dell'altro paese, è persa, non puoi fare niente. E i paesi occidentali non hanno nessuna possibilità di intervenire, specialmente se sono doppia nazionalità. Se sono doppia nazionalità, perché gli svizzeri diranno è il nostro cittadino e l'altro dicono è ancora il nostro. E ognuno preferirà proteggere le norme del suo statuto. Allora, il più importante, io quello che volevo in Svizzera, quello che cercavo per sempre, è che durante il matrimonio civile tale contratto che io ho fatto sia incluso nei documenti per dargli un carattere ufficiale. Non ho riuscito a farlo. Ma si deve dire, beh, già, le ambasciate lo distribuiscono e lo statuto l'ufficio dello statuto civile, almeno nel cantone dove vivo, le distribuisce gratuitamente. Quando c'è un matrimonio, danno il mio quaderno alla gente. Guardi questo, dunque utilizzano questo libro per questo. Almeno questo, ma io avrei preferito dargli un carattere ufficiale, ma ho detto questo non si può fare senza legge, dunque dobbiamo introdurre le norme, ma vabbè, un minimo. Allora dico, l'importante è che la persona sia cosciente di quello che firma, di quello il problema. Se lei non ha detto niente, l'ignoranza è totale, devi renderti conto, spero che avete imparato qualcosa di quello che vi ho detto,
qualcosa di nuovo, spero non tutti, ma almeno alcuni, ma non tutto, sapete tante cose, ma sono cose che sono nuove, ma immaginate, voi avete un certo età, dopo capite, avete la vostra esperienza, ma prendete un giovanotto, ma vi racconto una storia, c'era un marocchino che voleva sposare con una svizzera, sono venuti ambedue, abbiamo letto il contratto, il cibo, la signora ha il diritto di mangiare quello che vuole, il signore dice no, e perché? Non sarà permesso di fare entrare il prosciutto nella casa, il salami, perché è maiale. Scusi, la signora dice che fa parte della nostra abitudine di mangiare un po' di salami a casa, mica vuoi privarmi. Sì, ma la mangi casa tua, non casa mia, ma è casa mia. E non erano ancora sposati. Si litigavano già sul salami nell'ufficio mio. Capisci? Allora, sì, per un pezzo di salami si litigano davanti a me, straniero, mica volevo. E dico no. E il tipo era arrogante di una maniera, mi sono detto quella lì è pazza. sei mai stato accusato di discriminazione religiosa nell'informare? Allora hai posto bene la domanda, infatti abbiamo fatto, no, perché questo è palese, sì. Cioè, è una domanda a cui ho già la risposta, ma io ti dico praticamente, ma io ti dico, ma io conosco la pratica, ti spiego. Ecco, abbiamo avuto differenti edizioni di questo libro. La prima edizione c'è stata un'accusa dai musulmani, come per dire che un documento non fondato è discriminatorio al riguardo dei musulmani. Bene, allora la commissione contro la discriminazione ci ha chiamato, io, il direttore e il vice direttore, siamo stati a Berna per difenderci, e abbiamo detto, la signora musulmana che faceva parte di questa commissione parlava ma completamente pazza, ma insomma. Allora lei non voleva per esempio utilizzare il termine rifugio, dice il rifugio è insultante, e lei ha detto che è insultante, la nostra legge si chiama così, dice no caro direttore, rifugio se come apri la gabbia e l'uccello esce, e dice vuoi che dico nel libro quando la gabbia apre l'uccello esce? Come vuoi che chiamo questo? E poi, per fortuna, c'era un ebrea lì, influente, che era in favore di quelle, ma quando ha sentito questa pazzia, idiozia, gli ha detto, ma scusi, è norma legale, mica scherzi. Poi ho fatto traduzioni di termini, ho detto, no, quello ci diffama. Ho detto, ma scusi, ecco, ne ho fatto fotocopie dei dizionari. Ho detto mica io ho fatto dizionari, guardi, ho dato 4 dizionari da tutti, guardate il termine che ho utilizzato, ma quelli lì fanno bugie senza vergognarsi, capisci? Allora mi hanno detto ma va bene per fargli piacere, cambia qualche cosa. Allora io l'ho fatto ancora più forte, preso il libro, ho fatto ancora. Allora per esempio abbiamo scritto dentro circoncisione femminile, in Egitto 95% delle donne sono circoncise, donne, 95%, ma nel primo libro aveva fonte che dicevano 75%, e la signora che era egiziana, questa è bugia, noi non circondiamo. Ma era falso quello che diceva. Le ho detto, signora, hai ragione. È vero, non è 75, è 95. Come? Ho detto, ecco, la documentazione per favore, Nazioni Unite. E basta così. Ma fanno bugie incredibili, incredibili. Allora nel nostro nuova edizione è scritta 95, capisci? Ci hanno accusato, e poi quando abbiamo finito le edizioni abbiamo mandato per favore approvatelo, hanno avuto paura di approvarlo, hanno rifiutato,
Vabbè, ci avete accusato, almeno vedete il risultato. Hanno rifiutato. Quando ho lasciato il mio lavoro per prendere la mia pensione, l'istituto mi ha detto: vogliamo fare una terza, un'altra edizione del tuo libretto. Ho detto: va bene, fatelo, ma togliete il mio nome, perché non so cosa scriverete dentro e poi sarò io a accusare. Lo fate voi alla vostra responsabilità, ma mica io ho finito il mio lavoro e poi mi perseguitano dopo. No, togliete il mio nome. E hanno rifiutato. Allora adesso non c'è un libro, a parte il mio e quello lì, e hanno rifiutato di fare una nuova edizione né stamparlo. L'antica. Ho detto: ma non è giusto, il vostro istituto è fatto per aiutare. Allora io ho preso il testo, l'ho messo sul mio sito gratuitamente, mi hanno scritto: toglilo, perché non hai il diritto d'autore su questo libro. E mi sono detto: me ne frego di voi, andate davanti al tribunale e vedremo cosa dirà il tribunale, perché infatti non volete rendere servizio al pubblico. E quello lì sono sicuro che guadagnerò. Io non divento milionario con questo. È solo per aiutare il povera gente. E si sono taciuti. Ha detto niente. Stranamente. E federali normalmente avevano il diritto di perseguitarmi per andare contro, perché il governo, dover pagare i migliori avvocati contro di me. Ma non hanno detto niente, perché sapevano che erano nel falso, no, non potevano. E poi io sono tostando come loro, non c'è problema. Sono detto: non è giusto, non è giusto, cari miei, che a un momento voi lasciate cadere queste povere donne. Non vi rendete conto che noi dobbiamo rendere servizio a queste donne, capisci? Bene, allora, spero, dunque, c'è questo problema, c'è, l'accusa c'è sempre. L'unica cosa che non fai sbagliato quando non fai niente. Ma è giusto? Non è giusto, nemmeno è giusto. Allora uno deve accettare il rischio, deve accettare il rischio. Poi noi l'abbiamo detto nel contratto: siete liberi di fermare quello che vuoi. Poi tutto è documentato, ogni paragrafo c'è la fonte, non inventiamo niente. Anche il dizionario l'abbiamo citato, tutte le fonti, nessuno può attaccarci, niente. È possibile attaccarci sul piano oggettuale. Poi in favore di tutti, che se è musulmano un guai, è un guai, qualsiasi la sua religione. So che loro volevano cacciare nell'acqua sporca, lo so, ma non sono io a fare il loro affare, eh? Io devo aiutare solo questo. Altre domande? Sì. Sì, magari giusto per, non per interrompere, ma per ingoiare, avete visto questo problema in particolare è di un'estrema importanza. Pensate solo che la penetrazione di ISMA in Italia, siamo della Svizzera d'Italia, avviene proprio con questo problema qui. Cioè, tu sei un esempio? No, io sono un esempio con un mio amico, cioè una persona che conoscevo, ha sposato una donna marocchina, lui per sposarla, esatto, ha fatto la professione di fede all'ambasciata marocchina. Esatto. Cioè io mi chiedo innanzitutto se questo aspetto del diritto matrimoniale musulmano, che è stato nella storia uno dei più potenti fattori di islamizzazione, perché il fatto che gli islamici possono sposare le donne del libro, ma le donne islamiche non possono sposare cristiani musulmani e quindi sono musulmani, è un fattore di islamizzazione. E c'è anche quanto comunque questo aspetto del diritto matrimoniale musulmano sia compatibile, per esempio, con la Costituzione italiana, perché cioè nel senso, il matrimonio civile celebrato in Italia, in condizione però che lo sposo si converte all'Islam, insomma, non sì, so quanto sia compatibile con la Costituzione. No, no, sicuramente no. Se qualcuno ma in Francia, è stato un caso simile. Davanti a mai sia stato risolto da un giudice, io questo non lo so, se si possa poi ottenere, perché poi vedo. Cioè, se è una cittadina marocchina forse serve anche il nulla osta dell'ambasciata marocchina, e però se il nulla osta non viene rilasciato, se non ha condizione che il fidanzato si converta, cioè io
Cioè, questi sono problemi che ci dobbiamo porre. Sì, ma io ho avuto un caso molto strano, vi faccio ridere un pochettino. Un francese mi ha telefonato che ha avuto un problema con un indonesiano. Allora, lei è musulmana, lui è cristiano francese, gli hanno detto non possiamo darti la tua nostra figlia se tu non ti converti all'Islam. Detto, lo faccio pure. Allora si è convertito all'Islam, si è comprato il biglietto lui e tutta la famiglia sua della Francia per andare in Indonesia per fare la festa, fare vacanze. 3-4 giorni prima che prendono l'aereo gli hanno detto: ma sai, non sei circonciso, devi circonciderti. Il tipo era affollato, gli ha detto: ho lasciato la fede, non volevo lasciare la mia pelle. E poi dice: se vai a un guai e non mi riesce la circoncisione, che faccio? È il mio capitale, no? Dirlo così. Allora mi ha detto: come faccio per convincere? Ma come faccio per convincere? Posso dare il tuo telefono alla mia ragazza? Sì. E telefonato e dall'Indonesia l'ha spiegato. Io l'ho trovato pazzo, gli ho detto: ma sai, in diritto musulmano c'è l'obbligo e il dovere per delegazione. Io cosa è l'obbligo per delegazione? Gli ho detto: esempio, se tu devi fare il pellegrinaggio ogni volta, una volta per nella vita, ma se tu non hai la possibilità perché sei handicappato altro, puoi pagare qualcuno altro di fare il pellegrinaggio al tuo posto. Questo permesso, dunque obbligazione per delegazione. Ha detto: allora chiediamo qualcuno. Ti passi per concedere al posto tuo. Sei la fila. La ragazza, io gli ho detto, fai, chiedi a tuo papà di farsi circoncidere, lo paghiamo. Ma è circoncidere, lo faccio un'altra volta. Ma poi si sono sposati? Non lo so, non so, ma lui, perché lui ha pagato biglietti carissimi per lui, per tutta la famiglia, 3 giorni prima gli chiedono questo, non l'avrebbe mai fatto, eh? Era la trappola. Ma sai, il problema di quell'africano lì era povero, un capo di Stato, gli hanno detto: sai, se diventi musulmano, i musulmani ti pagano. Interessante. Lui diventa musulmano e poi chiede il denaro ai stati arabi, musulmani pagani, e ha detto: scusi, tu non sei circonciso, dunque dobbiamo circonciderti. Cosa? Dobbiamo circonciderti. Non lo sapevo prima. Te adesso lo sai, ti circoncidi. Ma no, non accetterò mai. E che facciamo? Lascio la religione musulmana. Ma scusi, se mai lasci la religione musulmana ti tagliamo la testa, eh? Strana questa religione, se entri ti tagliano sotto, se esci ti tagliano sopra. Bellissima questa, perfetta. Mentale musulmano, fondamentalmente la famiglia è nella persona sprovveduta oggigiorno in cui non è che ci sia quella grande cultura religiosa cristiana, no? Come da noi, e né tantomeno c'è una cultura di capire come ragiona un'altra persona, abituati come siamo alla libertà, alla protezione della famiglia, della donna, dei più deboli, in uno stato di diritto. La famiglia fondamentalmente ci dice, esperienza personale, come anche la signorina ha avuto: ma guarda, non c'è problema, voi sposate mia figlia, sei un mio ragazzo, eccetera, però c'è un piccolo particolare, devi diventare musulmano. La persona: sì, vabbè, perché? Come si fa? È difficile. No, io sono papà, io sono la mamma, siamo tutti e due musulmani,
ci vuole 10 secondi e che devo fare? C'è nessuno di musulmano tra di voi, se no sono fregato. No, ecco, no, 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 lo posso dire, no, se no, fregati. Ma dove recitare è questa. Allah è grande, anche in italiano, e Maometto è il suo profeta. Ecco, sei diventato musulmano, sì. Solo che non puoi più tornare indietro, questo non glielo dicono, ecco. Solo che i tuoi figli sono di diritto musulmano, ma questo non glielo dicono, nel senso che tuo figlio sarà fregato vita. Il caso di quella donna sudanese, vi ricordate, quella incatenata, mamma di una famiglia, con tutto incinta, eccetera, è capitato precisamente questa cosa qui. Ve lo faccio vedere perché deve essere compreso, scusate, questa qui è una bambina, questo è il papà musulmano e questa è la mamma cristiana, perché è musulmano dopo stare. A pochi mesi di vita della bambina il babbo se ne va, sposa un'altra donna, non so che cosa faccia. La mamma da cristiana educa cristianamente questa bambina, lei a un certo punto si sposa con un cristiano, come la sua abitudine, eccetera. Il babbo non l'ha nemmeno mai conosciuto. Va al suo paese d'origine, in Sudan, la prendono. Te sei musulmana e ti sei sposato un cristiano, ti condanniamo a morte. Dice, ma come? Io sono sempre stata cristiana, mia mamma è cristiana, mi dice, no, perché di diritto il babbo decide la religione della figlia. E quindi l'hanno imprigionata, gli hanno dato 3 giorni di tempo per ravvedersi, per negare la sua religione, e ravvedersi la sua religione, se no ti condanniamo a morte. Sì, perché è venuto alla cronaca, c'è stata una mobilitazione? Certo. Perché questa figlia diventata donna, eccetera, ha avuto il coraggio di dire, io sono cristiana e rimango cristiana. Quindi ha accettato il rischio di morire, che per il punto della cuffia è stato. Ma casi come questi sono purtroppo nella regolarità. Certo. Purtroppo non solo, ma è più raro per fortuna, e ripeto, il principale metodo di penetrazione dell'Islam in Italia è proprio questo. Sì, sì, va bene, lì c'è la formulina, poi ti tagli una davanti, purtroppo non te lo dicono assolutamente, non recitato questa formulina non diventa. Ma può essere che anche un cristiano che sposa una cristiana a un certo punto si converte all'Islam. O per fede o per convenienza, non ha importanza. Rapisce moglie e figli, o solo la figlia, va in un paese islamico, si sposa un'altra donna, o se ne sposa due, o se ne sposa altre tre, se hai soldi da mettere per mantenerla, a questo punto ha tutti i diritti di ripudiare la moglie di prima. Il ripudio non ha bisogno di essere come da noi, andare, non è un divorzio, non va in tribunale, ci vuole un giudice, scioglie un contratto, no, io ricevo la formulina senza testimoni, o addirittura lo faccio recitare da un mio amico, è stato, ed è valido, giuridicamente valido, ovviamente per quei paesi là, e quindi io ho tutti i diritti e nessun dovere, questa è la situazione. Questo è l'Islam, e non solo in questo caso qui, ma in tanti altri casi, come vedremo e come vedete se ci sarete. Ma se si apre a raccontare tutte le storie che ho vissuto durante 29 anni, scrivo romanze e romanze a non più finire. Ultimo esempio e così finiamo. Una professoressa francese che insegna a Rabat, in Marocco. Lei è cristiana, suo marito è musulmano, ha figli obbligatoriamente musulmani. Bene, il suo marito beveva moltissimo e sapeva che finirà a morire. E dunque se lui muore, lei non riceve niente come eredità. E i suoi bambini non saranno ritirati. Ritirati. Allora si è detto... L'unica maniera che ho. Allora si è detto: l'unica maniera che ho da fare è di diventare musulmana almeno per la forma. Allora la signora che si chiamava Michelle si è convertita all'Islam per ottenere la successione e per ottenere i bambini. Ma lei l'ha fatta per la forma e si è preso il nome di Fatima per far soddisfare. E poi insegna alla facoltà di diritto di Rabat. Allora, il giorno dell'esame gli mandano una lettera. Signora Fatima, professoressa Fatima, vieni a passare l'esame per gli studenti. Fatima non c'è. Fatima non risponde. Ma scusi, hai ricevuto la lettera? A chi hai indirizzato la lettera? A Fatima. Fatima non c'è. Io mi chiamo Michele. Ma scusi,
scusi, tu hai cambiato di religione, l'ho cambiato per la forma, io che me frego della religione musulmana. E dice, fin quando non mi chiamate col mio vero nome, non rispondo alle vostre lettere. È un problema. E allora ho incontrato questa signora, dice, che facciamo? Che facciamo? E dovete rendervi conto, tutti i rapporti, tutti, il dialogo interreligioso, che facciamo tra cristiani e musulmani? Questi problemi esistono, ma mai vengono trattati. Mai! Mai! Allora tu dici, ma che fate? Che fate questi dialoghi interreligiosi? E perché fate tali dialoghi se non risolvi il problema della povera gente? È l'apostasia, problema del Matteo, le secessioni, altri problemi, i figli, la religione, libertà di espressione, tutto quanto. E i preti se ne fregano, hanno paura di dire le cose. Allora lì è un problema, un vero problema. E ogni volta che io vado in congresso faccio un grande scandalo, ma poi non mi invitano più, sono sempre invitato una sola volta, ma vabbè, e vi dico, si mangia benissimo ai congressi, porca miseria, fallo pure, vedrai, hotel 5 stelle e si mangia come regine, come re. Mangiato a Venezia, avevamo un hotel 5 stelle, non immagini, ma appena uno apre la bocca a dire differentemente, sei cancellato. Tolgono tutte le stelle. Sì, sì. Perde tutti i piatti di... Stamattina è stato già qui a Firenze un congresso, Associazione Giorgio Latira, sì, che ovviamente non hanno più invitato, come è stato anche una seconda, la terza volta. Sì, 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 sì. Ma ci sono abbastanza organizzazioni che mi invitano, avrò invito fino alla fine. Sì, sì, esattamente. Finché abbia fatto tutto il giro, una volta basta. Ma so che loro non mi inviteranno più. Vediamo noi da te. Siete sempre i benvenuti. No, non è quello il problema. Il problema è che veramente si deve pensare che ci sono problemi e si deve risolverli e non lasciare le povere donne da sole. Certo. Quello lì, e i preti se ne fregano. Certo. I vescovi se ne fregano totalmente. Quello che gli piace è il piatto di pasta. È duro dirlo. È duro. Ma non l'hanno mai detto. Hanno paura. Eh sì, allora che mi invitano io non ho paura. Io me ne frego di tutti. Io me ne frego di tutti. Io sono pensionato, dunque sono mi paga. Posso dire tutte le stupidaggini che voglio. Ma non è la stupidaggine quello che vuole, spero che no. Grazie.